Allora, a parte il fatto che era una cosa che era già programmata, perché guarda, ne ho uno, e stavolta non me ne fotto un cazzo, ne ho due. No, tre. Ok. Mi avete rotto i coglioni, brutta dirigenza infame di merda, veramente. Mi avete rotto pagare. Questo qua pesa anche di più. Cazzo, mi avete rotto veramente. Mi avete rotto i coglioni. Non siete andati sul mercato, neanche Zaniolo riuscite a prenderlo. Neanche Massara che dice, no, è molto, molto difficile di cercare. Non neanche un 7 del cazzo che... Non abbiamo neanche un 7. Non abbiamo neanche un 7. Non abbiamo neanche un 7 che fa un gol. Il 10 lasciamo perdere che abbiamo preso lì Kinder. Cioè veramente non c'abbiamo un cazzo di niente, veramente davanti Origi è il fantasma di se stesso. Mamma mia, l'ho detto, quattro pere, quattro cazzo pere, veramente. Guarda, adesso prima erano gli scatoloni, adesso invece sai con cosa mi sfogo adesso? Con i fusi delle birre. Guarda, mi li faranno pagare. Fotto il cazzo. Ma adesso mi sbogo con i fusti delle birre. Me ne frega un cazzo. Cioè, veramente. Va bene tutto. Guarda l'immondizia, comunque facciamo la raccolta differenziata, mettiamo di qua. Ma adesso basta. Ci avete rotto i coglioni. Prima cosa. Siamo fatti di porcellana. Lo staff atletico da mandare fuori dei coglioni, primo. Secondo, campagna acquisti, zebra. Zero. Ci abbiamo un morto davanti, povero Cristo, che ha 36 anni e più di così non gli puoi chiedere. Guarda, ce l'ho più, guarda, guarda, guarda con i ragazzi. Non ce la faccio neanche. Guarda, non ce la faccio neanche. Faccio il tiro Superenalotto, due volte. Non faccio ad avercela con i ragazzi, non ce la faccio neanche ad avercela con i ragazzi. Ma con questi che non hanno neanche fatto un minuto di testa di cos'è per rinforzare comunque sia una squadra che ormai dà lo sbando. Una squadra che ormai allo sbando, completamente abbiamo una sedia in porta, veramente io allo sbando, meno male che oggi devo buttare anche la carta e di donne voglio venire a cugnato anche a prendersi perché mi sono rotto i coglioni, una squadra che allo sbando. Fuori Hernandez, Leao, neanche Leao avete rinnovato, neanche Leao che è la prima cosa da fare, ma che cazzo siete venuti a fare qua a Milano, pezzi di merda, che cazzo siete venuti a fare qua a Milano, a fare che cosa, non è la tabaccheria, pezzi di merda. Che cazzo fate? Non ce l'ho con i ragazzi, eh. Ce l'ho con questa società del cazzo che adesso mi ha rotto il coglione. Basta! E adesso basta di suonare come una merda! Basta adesso! Ma ragazzi,
Ma cosa vuol dire questi qua? Bennacer, povero Cristo, si dava l'anima in mezzo al campo, è Skriniar ormai, cioè gioca da fermo, gioca. Poi si è anche fatto male. Si è anche fatto male, se Tomori che Davide. Nello stesso momento si sono fatti male tutti e due assieme. Si sono fatti male tutti e due assieme. E adesso voglio vedere. Ma siamo passati da Botman a Renato Sanchez a non prendere un cazzo. Il 10 non segna perché Brian Diaz comunque sia, se a parte qualche giocata, ma è utile come la forchetta nel brodo, come dice quella merda di Mastrangelo. Virgola. 7, Zaniolo, Massara prima della partita. Santo Gesù Cristo. Anche lo skateboard. Questo cazzo di skateboard lo spacco per terra, ok? Neanche il 7, almeno Zaniolo piglialo. Prendi Zaniolo almeno. Almeno piglia Zaniolo. Almeno facciamo qualche gol in più, perché col 7 non segniamo mai. Cioè almeno facciamo. Non è che non segniamo più, santo. Santo Dio, non è che non segniamo più. Veramente io. Io veramente mi sparerei una cosa in gola, veramente, perché siamo passati dalle stelle alle stalle, non ci avviciniamo neanche più alla porta, santo il Cristo di quel riporto, cioè veramente non ci avviciniamo neanche più alla porta, e questa è la cosa grave. Abbiamo già una sedia in porta. Questa qua è sfiga nostra, perché i nostri no, ma teniamo i preparatori atletici, perché naturalmente fanno un lavoro che è decente, fanno, giusto? Fanno un lavoro che è decente, fanno, giusto? Un lavoro che è decentissimo, fanno. Non ci avviciniamo neanche più alla porta, ragazzi. Questa è la cosa grave. Che la Lazio abbia fatto una gran cazzo di partita, questo skateboard da comunista non lo voglio più vedere, veramente. Il problema è un altro. Il problema è che veramente abbiamo perso identità, società che è inesistente, non ci abbiamo cambi, si fa male Teo Hernandez, in un colpo solo Teo Hernandez, Tomori, Calabria, in un colpo solo. Calabria, Tomori, cazzo, veramente del. Oh, basta. Cioè, basta. Cioè, io non so parole, né che cosa devo commentarti. Ogni volta che salivano, davano spettacolo, ci pigliavano a pallonate. Tiri in porta fatti, una porta una volta con Tonali, che con l'altro ho fatto così. Grazie. Un'altra volta ha fatto così, su un colpo di testa, grazie. Zero. Cioè, mi sono rotto i coglioni. Mi sono veramente rotto il cazzo, ragazzi. Siamo ancora secondi, bello che ora questo. Il Napoli già ha vinto lo scudetto e se lo meritano. Ma noi veramente siamo indegni. Così non arriviamo neanche in Champions. Ve lo sottolineo che così non si arriva neanche in Champions. Facciamo cagare. Non mi rompete il cazzo stavolta, perché non è sempre Natale, non è sempre Santo Stefano, non è sempre Capodanno. Così facciamo cagare. Non rompetemi i coglioni stavolta. E non ce l'ho con i ragazzi, perché i ragazzi sono stanchi, sono sfiniti, sono che cazzo che volete. Non sono stati rinforzati anche da forze fresche che la società non ha messo a disposizione, ok, per quest'anno. Era l'anno, mamma mia, io. E non l'avete fatto. Era l'anno della ripresa. Neanche fatto, basta adesso basta, avete rotto il cazzo, avete una settimana di tempo, pigliate Zaniolo, ci serve un difensore,
andate sul mercato e tirate fuori questi cazzo di soldi, se no quest'anno non in Champions non ci arriviamo neanche. Ciao a tutti, andate a fare in culo. Il primo che qua sotto mi dice no, non sei il vero tifoso, ti mando a fare in culo. Stop! Ciao a tutti.